beni e i mali. I beni erano troppo deboli per difendersi e così furono cacciati via dai mali. Allora se ne volarono in cielo, chiedendo a Zeus come dovevano fare per aiutare gli uomini. Ed egli li consigliò di non andare tutti insieme, ma di presentarsi loro uno alla volta. Ecco perché i mali, che dimorano vicino agli uomini, li assalgono senza tregua, mentre i beni, dovendo scendere dal cielo, arrivano con molta lentezza. I beni nessuno riesce ad ottenerli rapidamente, mentre non passa giorno senza che ognuno sia bersagliato dai mali. Il venditore di statue. Un tale aveva scolpito un Hermes di legno, l'aveva portato in piazza e lo offriva in vendita, ma nessuno si faceva avanti. Allora, per attirare qualche compratore, egli prese ad annunziare a gran voce che vendeva un dio generoso, dispensatore di benefici e di guadagni. «Ehi, galantuomo!» osservò uno dei presenti. «E perché lo vendi allora, invece di approfittare tu dei suoi favori?» «Il fatto è», rispose quello, «che io avrei bisogno di un aiuto immediato, e lui, i guadagni, è abituato a procurarli con tutto suo comodo». Ecco una favola fatta per certi uomini avidi e sfacciati, che non hanno rispetto nemmeno degli dèi. L'aquila e la volpe. Un'aquila e una volpe, fattesi amiche, stabilirono di abitare una vicino all'altra, pensando che la vita in comune avrebbe rafforzato la loro amicizia. Ed ecco che la prima volò sulla cima di un albero altissimo e vi fece il suo nido. L'altra strisciò sotto il cespuglio che cresceva ai suoi piedi e qui partorì i suoi piccoli. Ma un giorno, mentre la volpe era uscita a cercar da mangiare, l'aquila, che si trovava a corto di cibo, piombò nel cespuglio, afferrò i volpacchiotti e se ne fece una scorpacciata insieme con i suoi figli. Quando al suo ritorno la volpe vide che cosa le avevano fatto, fu colta da un dolore che non era nemmeno tanto grande per la morte dei suoi piccoli, quanto per il pensiero della vendetta. Animale di terra, essa non aveva infatti la possibilità di inseguire un volatile. Perciò, immobile, di lontano, unico conforto che rimane ai deboli e agli impotenti, scagliava maledizioni sulla sua nemica. Ma non passò molto e toccò all'aquila scontare il suo delitto contro l'amicizia. Infatti, un giorno che in campagna si offriva in sacrificio una capra agli dèi, essa piombò giù e si portò via dall'altare uno dei visceri che stava prendendo fuoco. Ma quando l'ebbe trasportato nel suo nido, un forte soffio di vento lo investì e da qualche filo di paglia secca suscitò una vivida fiammata. Così i suoi piccoli, volatili ancora impotenti, furono bruciati e cascarono al suolo. La volpe accorse e se li divorò tutti sotto gli occhi della madre. La favola mostra come coloro che tradiscono l'amicizia, se anche per l'impotenza delle vittime, sfuggono alla loro vendetta. Non riescono però mai a evitare la punizione degli dèi. L'usignolo e lo sparviero. Posato su un'alta quercia, un usignolo, secondo il suo solito, cantava. Lo scorse uno sparviero a corto di cibo, gli piombò addosso e se lo portò via. Mentre stava per ucciderlo, l'usignolo lo pregava di lasciarlo andare, dicendo che esso non bastava a riempire lo stomaco di uno sparviero. Doveva rivolgersi a qualche uccello più grosso se aveva bisogno di mangiare. Ma l'altro lo interruppe dicendo: «Bello sciocco sarei se lasciassi andare il pasto che ho qui pronto tra le mani per correr dietro a quello che non si vede ancora».
Così, anche tra gli uomini stolti, sono coloro che nella speranza di beni maggiori si lasciano sfuggire quello che hanno in mano. La donnola e il gallo. Una donnola aveva preso un gallo e avrebbe voluto un pretesto plausibile per mangiarselo. Cominciò quindi ad accusarlo di essere molesto agli uomini, perché cantando di notte non li lascia prendere sonno. E quello si difendeva, asserendo di farlo nel loro interesse, affinché si svegliassero per attendere alle loro faccende quotidiane. Allora la donnola gli muoveva un'altra accusa, quella di violare le leggi di natura, accoppiandosi con sua madre e con le sue sorelle. E poiché il gallo asseriva che anche questo era nell'interesse dei padroni, perché così le galline facevano loro molte uova, la donnola allora esclamò: «Sì, sì, non ti mancano certo delle magnifiche giustificazioni, ma io non voglio per questo rimanere a bocca asciutta», e se lo divorò. La favola mostra come i malvagi, quando si sono messi in testa di fare un sopruso, se non ci riescono con pretesti plausibili, agiscono alla scoperta.